E Ari, we are back con il bulldog inglese che sta sbavando per riuscire a vincere la corsa fino alla costa e poi fare chissà che cazzo cosa. Quindi, senza perdere altro tempo, difendiamo Patna, riprendiamo proprio in mano la sito a dove eravamo arrivati e difendiamo Patna. Ora la domanda è, continuiamo col push? Oppure, E comunque quattro divisioni non mi fanno schifo da deletare. Però io sono per la situa del... Continuiamo a pushare a sud. Mi piacerebbe dargli il force attack. Sapete che roba? Fintanto che non attaccano qua, gli faccio anche un assist di fianco. Che tanto qui c'è gente che si sta spostando, no? Proviamo a continuare il push da sotto. Poi adesso anche qui voglio vedere cosa combinano. Perché secondo me qua andiamo avanti... Andiamo avanti. Bella situa Ampur. E poi l'ultimo push per chiudere la costa, perché se... però questo è un posto di merda. Adesso vedo quando riesco a arrivare di là, dai. Allora, siamo già di là praticamente. C'è il mass move della loro, delle loro situe. Provo a impuntellarmi. Ma io ho fatto una cazzata qua, vero? Giusto. Vediamo quelli che arrivano a Bangalapur. Ok. Ora, io vorrei continuare il push a sud, ma in verità è molto più utile tagliare fuori qui a nord. È molto più utile tagliare fuori qui a nord. Do you think so? Yes, I think so. Perché? Perché poi anche se loro vogliono scemare dentro di lì... No, che cazzo fai? Non ti ho detto... Già gelato di merda. Lasciateli pure entrare lì di fianco. Dovete andare a chiudere sopra, però. Dai una mano qua. Ok? Bro, devi andare subito su. Bro. Non lasciare che ti fottano. Bro, non lasciare che ti fottano. Loro stanno spostando. Per ora non è ancora il momento del push. Questo cosa è arrivato? Questo... Non so cosa cambia. Dai, fermiamo questo. Ok. E questo è già un bel push in avanti, Ari. È un bel push in avanti. Però ho già detto che questo è un bel push in avanti. Adesso bisogna aspettare che i tizi finiscano la benza. Ok, ci sta tantissimo. E appena avranno finito la base, adesso loro fiumano fuori. Che poi sarebbe anche il caso magari di saltarli dentro. Quante altre occasioni avrò? Ma non ho uomini. Quante altre occasioni avrò per saltarli dentro? Zero. Però non ho uomini. E questo push ci è già costato un sacco di fucili che non abbiamo. Abbiamo tre fabbriche. Ah, perché abbiamo preso Patna. Ma sapete cosa cazzo vuol dire? Quindi zero militari. Comunque, però queste tre civili già sono ottimissime. Ottimissime. Svizzero? No, 9. Vai, prendiamo questi fucili. In più poi me ne rimane ancora una e io compro altri fucili. Cioè, qui la vittoria sarà nostra grazie ai fucili di qualcun altro. 2006, ma me ne basta 1200, va. Figa, quanti... Che fucili tornino a scorrere sulle tavole degli inglesi in India. Push. Buttiamoli indietro. Di là dal fiume. Di là dal fiume. Perché lo so che adesso loro inizieranno i contrattacchi di merda. Di là dal fiume bisogna andare. Qua proviamo un triplo push. No. Scherzavo allora. Doppio pushettino così. Ecco i supply che iniziano a sudare. Noi continuiamo a pushare verso nord ora. Qua stiamo belli fermi. Bravi ragazzi, ingrugnateli nell'angolo. Ma eccolo lì che è partito il push, giusto loro. Si molla un cazzo. Dobbiamo soffrire ma resistere, perché quelle sette divisioni là sopra sono state fregate e ora stanno saltando i cappellini. E appena queste si libereranno, basterà dare un po' di assist qui sotto, aggiungere un po' di spizzichino qui e fare un push fino a prendere Kolkata. Gli diamo una gorcata, capito? Hai capito, fratelli? Cazzo, però non muoiono questi qua, cioè comunque sia, anche se non hanno i supply, i cappellini esplodono molto lentini. Loro continuano a massacrarsi intanto su questa faccenda qua. E tutto sommato noi viviamo la vita... L'altra volta, l'ho usato anche per l'intro nella puntata scorsa, il sonno del giusto. Ma quanto cazzo è bello il sonno del giusto. Stavo leggendo un libro,
vabbè, scrittore più sconosciuto, quindi non starò qua a dirvi chi è, stava scrivendo parlando di un giudice che giudicava questa persona che aveva commesso un assassinio, no? E lei ha pure pensato di dormire il sonno del giusto, come per dire, con la coscienza pulita. Stupendo, stupendo. Non so più perché ho fatto questa digressione, ma ci siamo capiti. Fatto sta che i nostri ragazzi sono tornati, si difende e... no, non serve più che vai là, serve che vai qui, si difende e poi c'è a brevissimo c'è il contropush, e con a brevissimo si intende ora, c'è il contropush qui, bellissimi, pronti a scendere, a discendere come delle... cavalchiamo sulle loro facce, fine, se vanno giù veramente fast. Le nostre truppe d'elite sono ovviamente elite per un motivo. Questi fucili non ne hanno, loro sono comunque elite. Purtroppo questo qua però... fermati. Ok, questo è entrato. Io frega cazzi, tiro giù dritto per dritto. Ora lui farà lo stesso discorso che sto facendo io probabilmente. Qui... se entravo prima non c'avevo il problema. Adesso non lo so. Adesso vediamo come si distribuiscono, perché a questo punto sono un po'... io comunque non ho truppe, né? O guadagno un paio di tile, perché anche se arrivo là mica cadono queste. No, manco per il cazzo. Forse dobbiamo ammorbidire un po' il fronte. Bisogna prendere questa tile di montagna, adesso sugli alpini. Immaginatevi come sono contento. C'è da prendere qua, tecnicamente... che vita di me. Niente, faccio un pensiero profondo e cerco di capire che cazzo fare, perché qui non mi sembra il massimo la situazione. Così buono che li abbiamo tagliati fuori, ma... da qui... comunque sono 5 truppe in meno. E uno contro uno. Non lo so. Sì, ma li ha città, figa. Cioè, passano attraverso il Bangladesh. Quindi praticamente in verità nessuno qua è circondato. Onestamente, qui nessuno è circondato se quelli passano attraverso il Bangladesh. Che presa per il culo. Che presa per il culo, veramente. Io mica lo sapevo questo. Vabbè, sto pushando loro le colline. E cosa vi dico? Pushiamo anche qua. Non mi piace la situa per un cazzo. Infatti si sono già allungati. Bisognerà scendere un pochino di là. Ma come facciamo? Qua non hanno supply. C'è questo. E poi c'è questo qui sotto. Poi dovrei prendere Rajapur. Ciao. Non mi piace. Non mi piace che loro abbiano quel confine lì farlo. Ma che cazzo fate, gna? Ecco qua, sapevo io, ecco qua. Bello, 16 rosse. No, qua non ce la facciamo. No, dai, scherzavo, mi ritiro. Difendiamo qua, lasciamogli la situa lì. Qui buono che stiamo pushando. Porca di quella puttana. Tanto lui si ritira là. Madonna, che cancro quella cosa qua. Sto rosicando come una merda. Qui o viene fuori una roba decente oppure lo prendiamo in quel posto senza se e senza ma. Allora, siamo entrati qui. Tecnica massima, dove vogliamo andare? C'è da cerchiare col kata, però non la vedo una roba positiva. O andiamo via mare, ma ci strecciamo un sacco. Adesso la vedremo vivendo quella faccenda qui, no? I belli schisci qui, la vedremo vivendo tutta quella roba. Loro ovviamente... no, cazzo, andiamo a difendere. Vedete lì che bello loro. Pensa di essere i più furbi loro. I più belli. Comunque hanno un sacco di... questo qua vuole tornare lì a dare una mano. Anche se dovessimo prendere sta tile qui non cambia assolutamente un cazzo. Meglio quella lì in difesa sulle montagne. Piuttosto... no, qui non c'è modo... Non c'è un modo giusto di fare un cazzo. Tra l'altro abbiamo preso Ranchi. E se nessuno lo difende però è come non averlo preso, perché... c'è una fabbrica militare. Adoro lì. Figlio di puttana. Il figlio di puttana, stai bello fermo lì te, ero il furbo intanto che la mia divisione entra qua sopra. Ci siamo fermati qui, loro hanno spostato 4 divisioni, per me 4 per 2 ci stiamo guadagnando noi, ok? Mettiamola così. Il problema è che noi non abbiamo supply, loro hanno i depositi più vicino rispetto a noi. Adesso qualche parte dovranno mollare, magari non qui sotto perché stanno fiumando dentro con delle persone, però da qualche parte immagino qui dovrà mollare.
Poi bello col kata, però non credo riusciremo a versafio. Però hanno poca vita, cioè. Ignare, questo qua è il momento. La rischi business. Rischi business. Non possiamo farlo perché not enough command power. Oh, shit. E allora rischi business un cazzo. No, proviamo di nuovo. Dai, Ignari. Pushateli, pushateli dentro, boys. Porca di quella puttana, no. Come faccio a fermare questo? Fermo. Direte voi, Bradley, non lo fermi. Lo fai così. Fai così. Ok. Siamo in full swing. Gli do dentro l'acceleratore. Vediamo se questo è quello che dà la botta. Lo sapevo che sarebbe successo quella cosa qua. Sapevo che sarebbe successo. Governo degli ottimi un cazzo. Guarda qua. 90. Dai, belli di papà. Ok, abbiamo preso colcata. Colcata, gli abbiamo dato una corcata. Abbiamo corcata e quindi possiamo fare Churchill. Una volta il Lord l'ammiragliato guarda il mare ancora una volta e guarda il mare azzurro. Sempre mare, mare, mare. Qualcosa che non ha visto per anni. E gli si andrà la lacrimuccia. Molto bello, molto commovente. Ma qui, Churchill, obbiamo il culo se non te svegli. Abbiamo 53 cose di supporto. Quante fabbriche abbiamo? Bisogna ripensare la strategia. Bisogna importare 4 fabbriche. Bisogna importare l'alluminio. Importare l'alluminio. A chi lo importiamo l'alluminio? All'Italia. Sto importando tutto all'Italia. Portiamo l'alluminio all'Italia. Poi abbiamo un'altra. Cazzo, qua loro avevano le loro fabbriche militari. Ok. Andiamo anche. Andiamo. Esagerare. Buttarsi dentro la puttana. Però perché così poco? Scusatemi, ho sbagliato. Alluminio? Alluminio. Where is my alluminio? Italia? Sta consumando tutto. Che cazzo? 1, 2, 3. No, ok. E abbiamo anche il ferro, perché gliel'abbiamo ciucciato a questi qua. A questi pagliacci di merda. Colcata ci serve tantissimo. E non posso dirgli di fermarsi dall'attaccare a questi e queste esimie teste di cazzo. Siamo una merda allora. Vado full offensiva. Spero che l'attacco. Spero che il force attack finisca prima di quello che penso io, sennò siamo fuori. Che questo vada meglio qui. Indietreggiamo un pochino. Recupero una divisione dalla inaltito. Adesso li vedo un po' tristi loro, no? Però anche noi non è che siamo proprio messi proprio bene bene. Ippi ippi yappa yappa dubi. Ok, allora hanno smesso di attaccare. Non me ne frega più un cazzo adesso di qui sotto. Devo pusharli io da là sopra. In verità dovevo tagliarli fuori. Ma tanto questi non vengono chiusi, eh? Quello è bello. Questi non vengono chiusi perché scappano di qua. Quindi che cazzo devo fare? Vinto abbiamo vinto. Ma mo che faccio? Ubi or culo. Sì, non mi interessa. Vai là sotto immediata subito. Anche se prendiamo qua, questi scappano di là e poi scappano a nord, perché comunque non possono attaccare la faccenda. Quindi non sarebbe male. Vai, dagli una mano. Proviamo. E però lascia la capitale. No, mi sta sul cazzo. Ok, questo è arrivato qua. Questo è arrivato qua. Questo vuol dire che qui non c'è nessuno e li stiamo facendo entrare. Perché è successo quella cosa che è appena successa? Perché questo è venuto qua? Perché ha splittato i fronti? Figlio di puttana, non avrei mai dovuto fidarmi. Mai avrei dovuto fidarmi. Se la ripigliano già da pompur. Switch qua piuttosto. Tanto non c'è modo di arrivare là sotto. È meglio tenerci i ranci. Peccato, cazzo. Questa è stata l'IA che me l'ha ficcato nel culo. Romania Moldovan War. Speriamo non interrompano il mandarmi fucili, perché mi servono un sacco. Oh, uno è entrato. Quello col treno ha fatto il miracolo. Allora fermati. Fermati, cazzo, hai fatto il miracolo. Vai a dargli una mano. Tanto non muoiono questi. Muoiono. Però almeno vanno buttati fuori di là. Qui sopra, ecco, sta andando come mi aspettavo, penso di sì. Madonna, miracolo. No, stai qua te.
Cazzo fai? Attacca qua sotto. Pusciali fuori. Pusciali fuori. Guardali là che maiali che vanno dall'altra parte. Ma che schifo. Che schifo. Fate schifo, ya. Ogni trucco è buono per... Pinnalo! Ok, buff. Un sacco di gente è entrata. Ok, come sono messi? Sono un cazzo dal capitolare, quindi Kutak sarà la nostra, il nostro punto di svolta. La nostra volta, signori miei. Si svolta alla volta di Kutak. Dagli una mano, perfetto. Vai, mettigli pressione. Tu vieni qua. Oh porca, oh porca, oh porca. Peccato, pensavo fosse un buon punto. Però è buono così. È buono lì, è buono qui. Mi piace che abbiamo un doppio attacco su questa tile, dove alcune sono verdi, alcuni non sono verdi, si capisce un cazzo. Abbiamo finito il Lord dell'Ammiragliato, che era il titolo di Churchill. Mi piace, ancora ripeto, sempre ripetizioni su ripetizioni sto cazzo di ste mod qui quando fanno gli eventi. La sua Britain was his. Cool command battleship, crash the entire country. Sì, sì, schiacciare. Ora però dimmi, Lord Ammiragliato, dove sono le tue navi? Io le navi non le ho fatte, perché... Quello che c'è, propaganda found, gain based ability meno 5%. La resistenza ai nostri piani sta diventando abbastanza una rottura di cazzo. Violenta, cosa sta succedendo? Io prima però vorrei finire sta guerra, prima di andare a infilarmi in qualcosa di veramente merdoso. Quindi rimetto un attimo army training. Vado a buttare dentro. Potremmo promuovere questo qua. Ha fatto il livello 6. No, ancora 5, però sta andando al 6. Arriva al 6, gli diamo Infantry Specialist che gli dà un più 10, un più 5, non è per niente brutto. Dai, vedete di entrare qua sotto e poi da qua facciamo il push. Sarebbe più bello chiuderli e pinnarli, no? Però forse facciamo, sapete? Infatti mi sa che ce l'abbiamo fatta. Dai una mano qua. Vai a dare una mano là sotto. Questi qua, queste due divisioni quindi vengono squisciate ed eliminate appena possibile. Uno dei più rinforzi, tu vai a dare una mano lì sopra. Cercate di pusharli fuori dal cazzo. Oh mio Dio, si gode, gnari. Guardate come si ritirano. Vai, 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 Paolino. Grandi, boys. Avete fatto il miracolo, il miracolo. Non pensavo avremmo difeso e avremmo pushato là dentro, però ce l'abbiamo fatta, Cristo. E la Fenicia ha fatto qualcosa, io non so cosa vuol fare la Fenicia, però... Oddio mio. Siamo giù una persona qua. Qua. Dai che cuttacchia nostra, quanto volete restare ancora in piedi? Non rimanete in piedi. Non rimanete in piedi, signori, abbiamo portato a casa. Select all. E la flotta tanto non ce l'hanno. Bellissimo, dov'è la tua flotta? Ughe sta, non c'è, non c'è. Confirm and exit, buono. Buono, buono. United Provinces tornano in una zona dell'India meno merdosa di quella che era prima. Quindi... non possiamo arretrare, non possiamo fermarci. Cancelliamo però il focus situato, andiamo avanti. Open trade with Britain possiamo fare finalmente. E poi ci dà Winston Churchill request weapons e Winston Churchill request manufacturing equipment. Sì, potremmo farlo. Oh, non è che mi sputtano il focus questo qua perché io voglio andare con la tizia, vero? Io che ne saccio. Poi magari è bello, non lo so, non so se farlo. Non so se farlo. Qua va tutto puttane. Poi tanto dopo so già che ce lo ficcano nel culo. Però magari dall'Inghilterra riusciamo a prenderci qualche cosa buona. Può darsi, dai, facciamo Bretagna. Sì, Bretagna, Inghilterra. È tempo di prenderci i loro beni, il loro commercio, il loro aiuto. Siamo uno degli ultimi, delle ultime roccaforti inglesi in questo dannato continente, quindi vediamo di farlo. In verità adesso faccio un save, che se va tutto puttana almeno posso ricaricarlo. Però andiamo ancora un pochino avanti, concentriamoci un attimino, però già così sono contento della vittoria. Combattete per un'India libera, dichiarava un poster. Morte ai tiranni, diceva un altro, eccetera eccetera. Sono solo alcuni ciarlatani, questo è quanto. C'è del dissenso nella nostra nuova India. Fatto sta che mi sono accorto che questi due eventi spawnano all'Inghilterra, spawnano al Regno Unito e finora non mi hanno mandato un cazzo, quindi non credo che faranno proprio una beata merda ai ragazzi, anzi gli stiamo borderline sui coglioni agli inglesi probabilmente per quella faccenda qua. Tant'è, direi che però è arrivato il momento di
costruire un po' di civili qua nel nostro regno, giusto per riprenderci un attimino la situa. E poi adesso sto sistemando un attimino i garrison, adesso andiamo con anche il prossimo evento che dovrebbe arrivare fra non molto. Sto sistemando i garrison con la cavalleria, ma non c'è neanche tanta resistenza. In effetti potremmo fare anche la prima... la Sugrgrs. Ah no, qua è vero, ce ne sono di diversi, giusto per... potremmo fare qualcosa in stile... ma facciamolo dopo, voglio dire, alla fin fine. Adesso non credo ci sia nell'aria niente di che in arrivo. Abbiamo anche una militare libera adesso nel mentre. Sto iniziando a fare pure gli aeroplanini. Ecco, Fiume ha dichiarato guerra all'Italia, quindi fra poco l'Italia andrà in guerra. Ma se facciamo altri aeroplanini, potremmo anche quasi quasi comprarla sta gomma. Tra un po' magari, tra un po'. Comunque, vediamo l'arrivo un attimino anche di... la soluzione ci si ritorce contro, quello che stavamo facendo ci si ritorce contro. Eccola qua. Un problema. Signore, c'è un problema. Disse un soldato... si è schiantato all'interno dell'ufficio di Churchill. Qual è il problema? Vediamo. Cosa succede, ragazzo? Cosa c'è che non va? Se la ride Churchill. Ormai è Churchill, da quando abbiamo iniziato ad adesso, è diventato simpatico. Non puoi... non riesci a gestire qualche scala? Signore, il garrison di Lucknow è sotto assedio. Che cosa? Civil Unrest, che ci dà non combat of supply penalties più 50%, consumer goods 8%, factory output meno 20, stability meno 10, meno 10. C'è una rivolta, signori miei, una rivolta. Lucknow, da dove siamo partiti, la nostra capitale, in verità è ancora la nostra capitale, sta venendo assediata da qualcuno. Cosa facciamo? Low supplies o army desertions? Vabbè, direi che tanto alla fine è uguale la situazione. Le forze indiane se ne stanno andando, gli uomini indiani non sono molto leali e insomma meno 2% di popolazione reclutabile oltre che al civil unrest. Chissà cosa succederà. Intanto continuo a sfornare fuori uomini sperando che poi non me li cancelli o faccia anche di peggio. Comunque sembra che le cose, ragazzi, si stiano per mettere male. Poi andremo anche con low supplies, magari qualche evento decenda. Dai, chiudiamo la puntata, li facciamo tutti veloci. Vedo di fare il mega riassuntone anche di questa puntata qua. Beh, che dire, le cose non si sono messe per niente bene per il nostro bulldog inglese. C'è stata la rivolta al garrison di Lucknow, sono finite un po' le munizioni, la polizia è andata ovunque, abbiamo fatto i coprifuoco, le incarcerazioni di massa, eccetera eccetera, ma la situazione stava solo peggiorando, ovviamente sfuggiva di mano, e a un certo punto abbiamo deciso di gassare anche le città, le nostre città, gassiamole ragazzi, giù bombe, gas, eccetera eccetera, e siamo arrivati al punto di rottura, al collasso totale. In tutte le province unite in furia la guerra. I realisti Hindutva, i democratici del congresso, i seguaci dell'avatar esoterico si scontrano fra di loro. Nessun soldato riesce a mantenere la calma. E in effetti la maggior parte dei soldati hanno disertato. Ma Winston Churchill era in auto, col suo valletto che guidava a rotta di collo verso il territorio che pensavano fosse maledetto, lo chiamato Ordine della Stella. Oltre a quello ci sarebbe stato il Madras, e oltre a chi cazzo se ne fregava, sapeva solo che doveva andarsene fuori dai coglioni. Non si aggrappava più al sogno di civilizzare l'India, non quando c'era in gioco la sua vita. Poi Churchill mica è del tutto scemo. Vai più veloce, urlò il suo valletto, il cui scatto impaurito allontanò il suo padrone, chiamiamolo così, facendolo uscire di strada e facendolo finire contro un albero. Churchill uscì di corsa dall'auto senza preoccuparsi di controllare se il valletto stesse bene, che tanto era un cretino andato fuori di strada, e si accasciò sul ciglio della strada. L'ultima cosa che vide prima di svenire fu un gruppo di uomini che correvano verso il luogo dell'incidente. Speriamo siano amichevoli. Adesso qua arriva Cenere alla Cenere, quindi direi che forse non erano amichevoli, però non si sa mai. Sir Winston Churchill, Lord dell'Ammiragliato di Britannia, maestro della campagna di Gallipoli, venne sparato da dietro la testa da un gruppo di contadini. Ma tanto comunque era svenuto, non sapeva quello che stava succedendo. Vabbè, tant'è. I contadini hanno riportato al loro leader che Churchill è stato trovato morto, no? Che gli hanno sparato. E quindi bla bla bla. E in quel momento l'inferno si liberò. In Lucknow c'erano corpi che dovevano ancora essere ripuliti, gente che
cercava di controllare punti strategici della zona industriale, le scorte d'acqua, l'amministrazione del palazzo, insomma c'era un sacco di roba da fare. In un villaggio la gente ha preparato un raid contro il nemico, la battaglia contro le province unite per Uttar Pradesh era iniziata. L'impero di Churchill era caduto e con esso il futuro dell'India era diventato meno certo. Winston Churchill Dice aggiunge caos e ci dà un sacco di roba negativa. La faccia di Churchill è cambiata lì al volo. Quindi ora dove si va? Ah, The Aftermath, ok. Beh, adesso che facciamo? E questo lo scopriremo nella prossima puntata, quello che facciamo. In verità avete già visto, c'è la tizia pazza qui, cali, andiamo di qua. In verità potremmo andare con socialisti anche e poi un altro tizio probabilmente. Ma noi abbiamo deciso di andare di là. Si vedrà, signori miei, si vedrà. Ricordiamo il nostro amico come la persona gentile e cara che era. Un saluto alla prossima puntata.